ormai hanno cambiato idea visto come gioca. Ma invece, se facessi il nome di Pjanic per un 25-30 milioni, che mi diresti tu se domani diventassi il Sabatini, diciamo, della situazione? Pjanic, scusa, perché andrò un attimo via la linea. Sì, dico, tu con Pjanic, che faresti domani diventando il Sabatini della situazione, ti venisse offerta tra i 25 e i 30 milioni? Perché Pjanic è sempre stato un intoccabile. 25 milioni, insomma, non è quella cifra che ti vendo Pjanic. Cioè, non sta giocando bene, per carità, però boh. Cioè, 25 milioni non mi sembra quella cifra che dici offerta irrinunciabile. Bah, però se noi vediamo, diciamo. Consigliamo il periodo, perché l'anno scorso a fine campionato adesso valeva 30 milioni, no? Cioè, si sentivano offerte, Sì, offerte. vabbè, mai concretizzate però, dobbiamo pure dire. Sì, mai concretizzare, per carità, però se tu dicevi adesso invece a 15 milioni dicevi no, cioè adesso valiamo più di più. Quindi Boh. molto dipende anche dal periodo storico che vive il giocatore. Pjanic, cioè, lui sta da notaio, ma adesso si derreccia. Però non credo che l'offerta rinunciabile per Pjanic sia 25 milioni. Sì, però Non scordiamoci che parlava anche le libici sono molto più alte. trovo anche difficile che una squadra ti offra 40 milioni per uno come Pjanic, visto che con 40 milioni in tante squadre compri, come dire, compri pezzi un po' più alti Sì, vabbè, però vedi Matteo, su del giocatore. questo non sono d'accordo perché abbiamo visto fare acquisti di giocatori che sono sul suo livello, se non forse anche inferiori a 30-40 milioni in Spagna, in Inghilterra. Quindi, sinceramente, con una buona asta, giocandosela bene, adesso non è che dobbiamo vendere Però Pjanic, sono giovani, però. sono giovani. Guarda, Pjanic è del Certo. 90, Beh, ragazzi, è c'ha del 90. 25 anni. Ma non è. Sì, però diciamo Pronto? il. Sì, Oh, Pietro, sei Pietro. tornato. Adesso veniamo subito da lei. Resti in attesa un attimo. No, dicevo che secondo me l'offerta di Pjanic di 30 milioni va accettata perché comunque il centrocampo che abbiamo è un ottimo centrocampo. E come dire, perché va fatto un po' di tesoretto, se no, cioè, mi sembra vedo, sì, vogliamo comprare tutti, però non vogliamo vendere nessuno se non le pippe pippe, capito? È quello che al Monopoli vuole comprare, me ne so, via dei giardini, però non vuole Argomento. vendere nessuno dei pezzi alti, cioè, è ovvio che una squadra forte, o cioè una squadra che vuole arrivare a livelli più alti, deve anche vendere e saper vendere, perché questa è la cosa che manca a molte, perché l'Inter per non aver saputo vendere ci ha rimesso parecchio, dopo il post Sì, ma l'Inter triplete. comunque, parliamo di un'Inter che ha fatto il triplete del 2010, gente ormai sazia. Super accontentata, cioè, nel senso, non ha più motivazioni. Qua parliamo di gente che ha vinto ancora nulla. Ah, a me non mi sembra Quindi che il Pjanic discorso abbia questa è fame, esatto, eh. è questo il discorso che vorrei fare. Facendo rientrare anche nella discussione, Pietro, stavamo parlando prima di Pjanic, no? Pjanic che stiamo vedendo abbastanza. Io dico svogliato, poi magari non sarà svogliato, sarà forse semplicemente in un momento di non grande brillantezza, però potrebbe essere quel giocatore da sacrificare, tra virgolette, per avere Assolutamente. un introito importante e poi fare mercato per l'attacco. Ora, intanto voglio No, chiedere. aspetta, se tu vendi destro e con la differenza aggiungi un po' di milioni e ti va a prendere un bell'attaccante. Cioè, il mercato già lo può fare, Ma visto quanto lo che. vendi destro? Luca, ma Cioè. adesso destro, ma quanto può valere? Cioè, ma se il Milan non vuole darti neanche forse 15 milioni. Aspetta, il Milan può fare i nostri critici che non ha una linea e può comprare i giocatori in Ma il maniera. Paris Saint-Germain non è che te ne chiede destro, neanche lo United. Cioè, chi Cioè, è che può comprare parliamoci là, seriamente, quelli che però vogliono destro sono medie squadre, sono squadre medie. Quelli che vogliono spero destro, che possa dico, almeno sono. andare sui 20 milioni, capito? Nel senso. Sì, però Luca, il fatto è questo, che se tu vuoi l'attaccante alla Badissot del 2001, devi spendere 30 milioni. Cioè, la cifra è Ed questa, è il non c'è. minimo, eh. È questo, 30 milioni più l'ingaggio.
che comunque sarebbe un ingaggio su una cifra, cioè i livelli sarebbero quelli di Totti e De Rossi, non puoi andare sotto questo. Quindi considerando una cifra che se, dai un, se spendi 30 e dai a un calciatore 5 milioni all'anno, se ti va bene, per 4 anni, per 5 anni sono 20-25 milioni, quindi veramente tu devi considerare un budget complessivo di 50-60 milioni per un top... top player, no, perché il top player è Cristiano Ronaldo o Messi, però per... Vabbè, scusate, non mi ha dato attenzione, forse si interromperà la trasmissione. No, no, ok. E 50-60 milioni per un giocatore forte, e non puoi pensare che se vendi destro a 15 poi ci metti la differenza e arrivi all'attaccante, intanto perché non è detto che tu a giugno lo vendi a 15, perché se continua così questo giocatore si svaluta talmente tanto che non recuperi neanche i soldi che hai speso per acquistarlo. Guardiamo in faccia la realtà, è uno che non struscia un pallone, Luca. Destro, destro, sì. L'hai pagato quanto? Se l'ha pagato 16, quindi già 15 non recuperi nulla. Esatto, però diciamo che la minusvalenza sarebbe minima, cioè sarebbe una minusvalenza che ci può anche stare. Ma adesso come adesso, secondo me, intanto i top club europei non te lo chiedono. E infatti chi è che voleva destro? Il Wolfsburg, oppure l'Arsenal, forse perché sostituiva Podolski proprio a livello di pedina, cioè di, sì, di casella. Ma che però... non è vero, perché no, ma neanche lo vuole, cioè, nel senso, tante favole poco concretezza. O la Fiorentina, o la Fiorentina potrebbe eventualmente volere adesso, ma la Fiorentina ti dà 15 milioni? Secondo me la Fiorentina, se deve spendere 15 milioni, li spende al centrocampo o comunque i soldi che farà con Quadrato li andrà a spendere in altra maniera. Cioè, ripeto, io sono molto scettico sul fatto che la Roma possa fare il mercato sui soldi di destro. Credo che se vuoi blindare Strootman, e Strootman va blindato, e se vuoi comprare Nainggolan, e se vuoi comprare, cioè... Nainggolan lo compri con i soldi di Edvai, perché praticamente quei 7 milioni più uno di bonus che prendi dal Leverkusen li utilizzi per prenderti, secondo me è una grandissima perdita, ma è enorme. Vabbè. Che adesso ce ne renderemo conto, vabbè. Sì, sì, forse in futuro, ma non è che si possono tenere tutti. Comunque adesso, per non come dire, andare troppo in alto mare, c'è Pietro? Pietro è collegato? Ok, c'è sì, Pietro. Sì, sì, se poi vi ricordate anche di me, grazie. Ah, tranquillo, cioè. È che se hai fatto su e giù... è una battuta, no? Allora, Pietro, secondo te... Pjanic è un giocatore che può essere sacrificato in estate per comunque avere un budget di un certo tipo? Io non mi sento di dire di sì, questa è la verità. Quindi ti senti, cioè, di dire di no? No, è una riflessione contorta, nel senso che penso anche a De Rossi, a quando lo volevamo vendere, eravamo tutti quanti convinti che De Rossi se ne dovesse andare a fanculo. Io no, lo io scorso no, scusate, anno, lo devo io lo scorso dire, anno. No. Tu no, lo scorso no. Anno nessuno avrebbe mai più pensato che De Rossi doveva andare via. Quest'anno qualcuno forse lo sta ripensando, però non lo so, e mi sembra affrettato comunque dire che Pjanic non serva alla Roma. Oppure non sta facendo il ruolo che dovrebbe fare, non sta ricoprendo nelle situazioni di bisogno, non sta ricoprendo le situazioni. Io sento uno strano rumore comunque. Sì, è un telefono. Sì, ma ci vuole altro. Sì, vai Matteo. Però posso dirti una cosa, cioè, oggettivamente sul discorso che facciamo, ossia se vendere destro a poco prezzo o vendere Pjanic a un prezzo più alto, io sono per dar via Pjanic. Ma... io sono, secondo me è essenziale dare via entrambi se si vuole fare un mercato vero, anche perché ricordavamo prima che ci abbiamo 26 milioni di buco, quindi insomma che comunque non è niente, no, che non è niente, però per una società che vuole fare lo stadio di proprietà, che quindi vuole darsi una parvenza, no, di club che si sta mettendo sugli standard europei, insomma forse un po' fa. Poi certo, contiamoci anche i nuovi sponsor, no? Certo. C'era i vari contratti con la Disney e compagnia cantando, però secondo me Saltrano vendere... ci sarà Disney come sponsor, mi stai dicendo?
No, il contratto con la Disney per il tour, diciamo, estivo. Ah, sì, sì, il sì. Il tour estivo, cioè abbiamo un contratto con la Disney già da... Tra l'altro la Disney entrerà pure nella costruzione dello stadio, come la Nike, esatto, che è già comunque sponsor tecnico. Comunque, allora, io, col fatto che ci siamo oggi, vabbè, abbiamo iniziato un po' più tardi, ma ci stiamo comunque dilungando, quindi dobbiamo andare un po' a... Per le lunghe. Sì, andando per le lunghe, quindi dobbiamo un po' andare in allungare. chiusura. caro Pietro, sempre simpatico. Allora, l'ultime, fare tu Pietro, facciamo una domanda a testa e poi salutiamo. Io volevo fare un'ultima domanda a Luca e chiedergli un po', secondo lui, la Roma cosa può fare a Firenze per portare a casa i tre punti? Cosa è nelle sue corde adesso fare per superare la Fiorentina? Adesso, per il treno delle ultime partite, la situazione è un po' molto difficile. Arriviamo a questa partita e non nello migliori auspici. La Roma deve tornare a essere la Roma di inizio stagione, punto. Uh-huh. Quella che credeva di partire dopo un quarto d'ora in casa, quella che era autoritaria, che andava sul campo in Manchester City e giocava bene, molto bene, che andava anche sul campo della Juventus e vinceva e dominava, poi è finita, non è andata a finire. E la Roma deve andare a essere quella Roma. Se vuoi avere possibilità per lottare per questo, è l'unica via. Anche perché questo weekend della Roma è un'altra volta favorevole, perché la Juve vincerà in casa con Tecchiero. E quindi tu sei obbligato a vincere per non scivolare a meno 7 meno 8, che sarebbe tragica la situazione. Pietro, tu invece che sei fiducioso, oppure anche tu insomma un po' pessimista sulle sorti della Roma domenica? Guarda, io no, perché dobbiamo essere pessimisti? Cioè, alla fine no, non è che dobbiamo, però. No, perché se siamo pessimisti, io e te, Valerio, figura di giocatori che entreranno in campo. Vabbè, ma loro lo fanno il lavoro, ma cioè. Vabbè, quando noi siamo ottimisti, loro sono pessimisti, questo vuol dire. Bah. Quindi tu comunque sei fiducioso, nonostante la Fiorentina sia in forma e la Roma sia in queste condizioni? No, non sono fiducioso, non sono assolutamente fiducioso, tutt'altro, al contrario. Cioè, non... No, aspetta, quindi... mi manca qualche cosa nel ragionamento. E quindi? Quindi secondo me sarà uno scatafascio domenica, perché se io e te siamo pessimisti, figurati loro come stanno messi. Ok, scusami, benissimo, ti abbiamo capito male. Quindi, no, bene. Beh, io ovviamente non posso che sperare che invece la Roma, i giocatori, l'allenatore, tutto l'ambiente di Trigoria invece... cerchi di approcciare la partita in maniera completamente diversa di quanto fatto contro il Palermo, perché la posta in palio è alta, non sono solo tre punti, qui ti giochi un campionato, sembra assurdo dirlo, però è così, perché perdere significa andare a meno 8 e se vai a meno 8 il campionato è finito. Come procede, scusate, la Coppa d'Africa? Gervinho è stato espulso perché ha preso schiaffi Keita. Questo lo sapevo. Che non è Keita, non il nostro, ma quell'altro. Keita. Esatto, ok tu. No, allora Keita, no, scusate, il Mali, sì, il Mali di Keita ha pareggiato, la Costa d'Avorio di Gervinho anche, quindi Gervinho ha preso due giornate, quindi salterà il girone, insomma, sarà Costa d'Avorio, non supererà il girone, la Coppa d'Africa per Gervinho sarà finita. Comunque difficilmente succederà, perché la Costa d'Avorio è una squadra sicuramente molto molto forte. Diciamo però, per quanto riguarda la Coppa Italia, che Napoli Udinese, che sta finendo in questo momento, stanno sull'1-1. Per il Napoli in rete Jorginho su rigore, invece per l'Udinese Terò. Benissimo. Rispettivamente al 65esimo per il Napoli, al 58esimo per l'Udinese, e quindi si andrà ai tempi supplementari, credo. Ok, grazie Matteo. Allora, senti, io un'ultima domanda. Sì. Ma evitiamo il pronostico oggi? Mi pare difficile, cioè, nel senso, io eviterei. Ma io no. Vai, allora Matteo, io do da scommettitore gol e da tifoso 1-2. Quindi comunque positivo. E Luca?
Io molto sul vago, doppia chance X2. Vabbè. Ok, Pietro? Io voglio dare gol, come Matteo. Ok, io invece voglio fare proprio il pessimista, quello che verrà sbugiardato. 8-0. No, io penso 2-1 per la Fiorentina. Allora, con questi pronostici molto allegri, perché sì, insomma, pare tutti i pronostici abbastanza...